E adesso cominciamo il nostro momento dedicato ai consigli per il benessere nutrizionale, grazie alla dottoressa Barbara Lapini, che come sempre è con noi nella nostra puntata di inizio settimana. Ben ritrovata, dottoressa Barbara Lapini, e oggi parliamo insieme a lei di un altro tipo di dieta, è vero? Sì, esattamente. Ho il periodo, diciamo, della ripresa della bella stagione, quindi parliamo ancora più intensamente di alimentazione equilibrata, quindi di dieta equilibrata. Allora, una dieta equilibrata, una dieta che a volte sentiamo dire, ecco, quella iperproteica. Cosa possiamo dire di questa dieta? Quali sono i pro e i contro? Ma diciamo che la dieta iperproteica è una dieta inflazionata dal punto di vista diciamo, del fai da te specialmente, spesso e volentieri. Infatti bisogna riuscire comunque a fare un'alimentazione equilibrata completa di tutti i nutrienti, anche in piena dieta ipocalorica per perdere anche quantità importanti di peso. E quindi ad esempio pasta, pane non dovrebbero essere mai eliminate, a meno che non ce ne sia un reale bisogno, quindi sotto stretto controllo medico e appunto guida medica, riuscire comunque a intraprendere un'alimentazione iperproteica quando veramente sia necessaria, con equilibrio, perché, e soprattutto di non protrarre l'alimentazione iperproteica, quindi con troppa carne, troppe proteine animali, piuttosto che anche quelle vegetali, per troppo tempo, perché questo può portare a degli scompensi, un utilizzo troppo, uno stress troppo importante per i me e per i reni, e soprattutto ricordiamoci che le proteine animali spesso e volentieri si portano dietro anche tutta una serie di nutrienti come appunto il colesterolo e i trigliceridi, che possono far aumentare questi valori a livello di sangue, e quindi oltre che un problema renale può creare una dieta iperproteica un problema a livello, diciamo, di valori ematici dei grassi, Ecco, quindi quindi dottoressa, colesterolo non possiamo e trigliceridi. parlare di una dieta equilibrata quando parliamo di dieta iperproteica. No, perché comunque il fabbisogno giornaliero di ogni persona, diciamo di una persona adulta, è 1,8 grammi, diciamo, pro chilo di proteine. Quindi di conseguenza questo spesso e volentieri viene superato con facilità. Con molta facilità, e questa quantità è, diciamo, facilmente superabile anche con una quantità minima di carne, anche una sola volta al giorno, piuttosto che anche di pesce. Quindi stiamo attenti a non superare questo 0,8, mi correggo, grammo pro chilo di proteine. E ricordiamoci che un atleta può arrivare fino ad avere un fabbisogno di 1,5 grammi, quindi è una quantità che anche questa si raggiunge con non troppo quantitativo di carni, quindi occhio a non esagerare. Non è vero che le proteine aiutano a mettere su muscoli, perché sennò si fa l'errore di mangio 1 chilo di pollo così metto su 1 chilo di massa muscolare, e non è che funziona così. Il muscolo per lavorare deve avere l'energia che appunto gli permette di svilupparsi, potenziarsi e anche aumentare. Quindi ancora una volta l'energia, ricordiamoci che principalmente viene e deve essere portata, diciamo, dai carboidrati. Quindi ricordiamoci Ecco, quindi appunto questo sfatiamo questo 55%. falso mito, sfatiamolo. Esatto. Allora, quindi dottoressa, sicuramente le proteine però hanno il loro valore nutrizionale in una dieta, ecco, come usarle invece in maniera corretta? Allora, diciamo che il fabbisogno più specifico di proteine al giorno è intorno al 15% delle calorie totali. Quindi questo quantitativo è facilmente raggiungibile, ad esempio, già dalla mattina con il latte, la mattina, poi ad esempio con la pasta il giorno. Ricordiamoci che non sono soltanto negli alimenti di origine animale, anche la pasta ne contiene una parte. Poi ovviamente alla pasta aggiungiamo i condimenti, aggiungiamo il parmigiano, anch'esso ricco di proteine. Poi un secondo, volendo fare appunto il piatto non unico,
che può essere appunto carne o pesce, lì ritroviamo le proteine. E poi la sera, ancora una volta, proteine con pesce, piuttosto che, cercando ovviamente di cambiare, non fare carne giorno e sera, potrebbero essere anche proteine vegetali, come ad esempio quelle dei legumi, perché no? Quindi fagioli, ceci, piselli, lenticchie, che possono andare a fare un piatto unico abbinate ad esempio con del pane oppure con del riso anche la sera. Ovviamente carboidrati la sera non esagerare, perché a meno che non si faccia un'attività importante di smaltimento di energie, la sera i carboidrati non ne sono necessari in quantità esagerata. Quindi, come vedete, la distribuzione delle proteine e l'introito di proteine è facilmente raggiungibile, anche se senza fare addirittura i due pasti a base di secondo piatto. Quindi porzioni che ovviamente non devono superare i 100-150 grammi di carne, cosa che di solito ne facciamo un abuso. E questo è una lancia anche per i nostri bambini, bisognerebbe spezzare che non bisogna esagerare con le proteine, nemmeno per loro che sono in fase di accrescimento. Ecco, qui avevamo fatto un po' un'idea per la dieta di un adulto, invece ecco, quali sono i consigli per i più piccoli sull'utilizzo di proteine, sul consumo di proteine giornaliere? Sì, diciamo lì farle variare, perché ricordiamoci che i bambini hanno la mattina il latte, a metà mattina hanno la merendina con o un affettato, perché no, magari anche il pane con l'olio sarebbe già un buon modo per ridurre l'introito di proteine. Poi ci sono il secondo e il formaggio nel giorno, quindi secondi per i bambini il giorno specialmente, magari in quantità estremamente ridotte, 80 grammi, 60 grammi possono essere più che sufficienti, e la sera stessa cosa. Ovviamente ricordiamoci che un bambino non ha esageratamente bisogno, non preoccupiamoci soprattutto se il bambino non mangia troppa carne, anzi diciamo che è necessario stare diciamo controllati, e che le proteine siano comunque variate, perché le proteine possono essere anche nei formaggi, nelle uova, perché no, appunto anche a bambini dargli delle polpette di ceci oppure anche del tonno, piuttosto che del pesce fatto al forno. Ecco, ricordiamoci che le proteine sono un po' dappertutto. Bene, allora quindi abbiamo dato le informazioni complete per tutta la famiglia su quello che c'è da sapere sulle proteine, come, quando consumarle. Noi ringraziamo come sempre la dottoressa Barbara Lapini, nutrizionista e dietista, che ci fa compagnia e ci dà sempre i suoi ottimi consigli. E con questo spazio chiudiamo la puntata di oggi di Spunti e Spuntini. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento a domani con la dottoressa, alla prossima settimana, ma con noi domani a partire dalle 18:30.